Bentornati sul canale. Allora, oggi facciamo un video così chiacchiericcio di haul accumulato più o meno nell'ultima settimana. Senso di cos'è, faccio di tutto di più. Vabbè, prima cosa che vi faccio vedere, non so quanto vi possa interessare, però io sono molto molto presa. Ho preso dalla Feltrinelli, sì, dalla Feltrinelli di Scott Fitzgerald, The Great Gatsby. E la cosa non è tanto che ho preso un libro, è che l'ho preso in inglese. Cioè l'ho preso in lingua originale, tra l'altro è un inglese del 1920, pubblicato nel 1925, e quindi non lo so, però voglio mettermi alla prova, vedere quanto ne capisco, perché avevo provato a leggere in inglese tempo fa, ma ero veramente troppo troppo piccola, avevo 16-17 anni, e quindi ancora no, non ce la facevo, e adesso voglio vedere se ce la faccio. Tra l'altro Il Grande Gatsby è un libro che già volevo leggere. L'ho trovato in offerta a 3,50€, in inglese mi metto alla prova e ci proviamo, dai. Allora, partiamo dalla Essence. Intanto saluto Manu perché queste cose più o meno sono andate a comprare tutte insieme. Non c'ho tesoro. Allora, della Essence ho preso due pennelli. Il primo è questo qua che ha da un lato il pettina ciglia, dall'altro il pettina sopracciglia. A me, sinceramente, questa non ne faccio praticamente nulla. Questa parte è semplicemente uno spoolie che mi serve per pettinare le sopracciglia, e per quello che costa, ragazze, cioè, va benissimo così. Mentre un pennello che sinceramente non mi sta piacendo è il Blending Brush, sempre della Essence, che quindi dovrebbe essere un pennello classico da sfumatura, no? Soltanto che è duro, punge, ragazze, mentre lo mettete nella piega. No, punge troppo, ragazze. Non so. Non si può, quindi questo, ok che costano tipo 2 euro, però cioè, non devono pungere, sennò non lo prendo. Poi ho preso anche la Frame for Fame Lash Glue, che è la con la pareggia finta. Non posso dirvi più tanto, però l'ho provata una volta e sinceramente non mi è sembrata niente male. Sicuramente è molto più pratica della Duo. La Duo è quella di fatto a tubetto, che è una rottura di balle, perché se la premete un pelino in più ne esce troppo, se la premete un pelino in meno non ne esce niente. Mentre questa qua è riuscita a dosarla molto molto meglio. Questo sì, c'ho la spallina. Oh mio Dio, la spallina! C'ho la spallina che mi cade. Mentre questa è riuscita a dosarla sicuramente molto meglio. Quindi questa sì. Poi ho preso il nuovissimo Make Me Brow, che mi ricorda, ma giusto vagamente, il Dimmy Brow di Benefit. Stesso colore, praticamente stesso identico packaging, solo che quello della Benefit è un po' più piccolo, cioè un po' più proprio come diametro, più piccolino, e anche come applicatore, perché questo della Benefit è più corto e anche il colore è diverso, perché quello della Benefit è un pelino più color marrone, un pelino un po' più color fango, mentre quello della Essence è più sul biondo andante, e invece l'applicatore della Essence è un po' più lungo. Entrambi, non sto sbagliando, entrambi contengono le fibre, quindi potrebbe essere una prossima battle tra questi due, vediamo come si comportano. No, Kiko. Allora, da Kiko ho preso uno dei nuovi Cream Crush e ho preso il numero 03, che è fenomenale, ragazzi, è meraviglioso. Questo colore per me sta diventando una droga. È a metà tra un violetto, un marrone, un po' di marsala, non si capisce bene. Meraviglioso, mi sta piacendo tantissimo. Ne ho preso uno perché ovviamente è una linea nuova, quindi non ne ho presi 18 e poi tipo mi fa cagare. No, ecco, ne ho preso uno, ho visto se mi piace o non mi piace. Sì, mi piace molto. Tra l'altro questo qua è completamente matte. E niente, ne andrò a prendere altri perché mi stanno piacendo veramente tanto. Belli, 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 una bella sfumabilità, una bellissima durata, tutto mi sta piacendo veramente. Poi ho preso in offerta uno degli Infinity Eyeshadow numero 226, che io adesso vorrei depottare, ed è questo, no,
rosa carne chiarissimo, molto bello. Che immaginavo un po' come colore di transizione, sinceramente. Semplicemente un colore da mettere molto così, molto blando, molto easy da mettere nella piega. E ora lo voglio depottare da mettere non più nella Zipallet, perché ragazzi, la Zipallet sta scoppiando, poveretta. C'è una, non è che posso metterci tutta nella Zipallet, però. Però mi sta arrivando la palette vuota della Nabla. E questa cosa, ecco, una cosa che vi volevo dire. Se per esempio, sono un gemello della patria. No! Ho rotto l'ombretto. Io in questa palazzo. Non ci credo. Non ci credo. Guardate. Lo vedete che viaggia? Va bene Claudia, calmati, rilassati, a parte il fatto che è andato sopra Ula, il fucsia. Ok, non ci pensare. Allora, vi saluto. Se per caso avete mai pensato di prendere una Zipalette, grandissima cosa, brevissime, se magari è troppo complicato prendere una Zipalette perché la dovete ordinare su internet, è un casino, non lo so, così colà, alla fine la Zipalette costa 20-21 euro. Per lo stesso prezzo, prendetevi due palette vuote di Nabla, di quelle lì grandi, che vengono 10 euro. Quindi, ve lo volevo dire. Ecco, continuiamo con lo shopping da Sephora. Ho preso finalmente il The Real Push Up Liner e ho preso la mini size perché ne ho sentito di cotto e di crudo su questa eyeliner. Quindi, prima di prendere la full size, ho detto proviamo la mini size. Questa spallina mi sta facendo saltare i nervi. Allora. Ho detto proviamo la mini size ed è anche quello con cui ho fatto oggi la rigozza di eyeliner bella 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 strong. Mi sta piacendo molto, devo ammettere che è facilissimo da usare, intensissimo, nero opaco, nero nero, bello, mi piace molto. Una cosa da dire, non credo che si possano fare linee troppo sottili con questo eyeliner. Però mi sta piacendo molto, tanto io porto sempre la linea un po' anni 50, quindi comunque bella marcata. È raro che io porti la riga di eyeliner sottile che non si vede. E se devo fare la riga di eyeliner sottile, vado a prendere l'eyeliner in gel e lo faccio col pennellino. Poi, Melted! Ho preso il Melted Ruby della Too Faced, che è quello che mi vedete in questo momento sulle labbra, e io spero che dalla telecamera si veda che non è un rosso perfetto, e ve lo faccio anche vedere. Nel senso che non è un rosso perfetto, è un rosso, ma non è rosso rosso, è un rosso primario, è un rosso magenta, quindi ha questa punta di fucsia. E ve lo faccio vedere. Allora, questo è il Melted Ruby. E a paragone vi metto il Super Stage 24 Color della Maybelline, il colore 510. Adesso non vedo niente. Red Passion, che è per me il rosso perfetto, il rosso per antonomasia. Perché non è né troppo freddo, non è né troppo caldo. Ve lo metto a paragone e capirete cosa sto tentando di dire. Ta-da! Questo è rosso ed è un rosso puro, ma questo è anche rosso, però è un rosso primario, è il magenta secondo me. Questo è secondo me il magenta perfetto, mentre questo è il rosso perfetto. Quindi va bene, spero di avervi fatto capire tutta questa distinzione, però ragazze, ho aspettato di fare questo video per usarla, cioè non vedo l'ora. L'ho trovata l'altro giorno da Sephora. Allora, c'è chi di voi possibilmente l'avrà da secoli, tipo Claudia, ma benvenuta alla tua porta d'acqua calda. Esatto, però io ci sono arrivata adesso perché non la volevo ordinare online. Non la volevo ordinare online. L'altro giorno l'ho vista da sempre. Tra l'altro c'era una diatriba per trovare questa cosa perché. Allora, l'avevo vista con Manu e ho detto a San Giovanni Leopatodo, che sta lontano da casa mia. Ho detto no, vabbè, dai, Manu, no, non me la prendo, non me la prendo, non me la prendo. Poi ho detto, ma io la voglio. E ci sono tornata sabato scorso. L'avevano finita. Me la sono fatta mettere da parte, poi me la sono fatta togliere da parte, poi alla fine me la sono fatta togliere da parte. E alla fine ci sono andata e l'ho trovata lo stesso. Quindi, che culo, era destino che fosse mia. Ragazze, io non vedo l'ora di utilizzarla. Sto impazzendo.
Grazie scienza per questo momento. E ultimo, ma non meno importante, ma questo vi voglio fare un video a parte, il Chicken Lip Glow della Dior. Ma non vi dico niente perché voglio fare un video a parte su questo prodotto, vi dico solo che mi piace da morire. E basta ragazzi, questo qua è un video così, chiacchiericcio molto così. Io adesso devo andare a ricompattare l'ombretto. L'ombretto distrutto, morto. Ma vaffanbrodo. E vabbè. Ok. E come sempre non dimenticate di commentare, mettere like e iscrivervi se ancora non l'avete fatto. E noi se vi va ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze. Questo video non sa da fa.